Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Con questa settimana iniziamo veramente la serie, quella dedicata all'analisi di una quest giocata. Abbiamo fatto fin troppe introduzioni su questa serie. Se non avete seguito la faccenda, vi lascio qua sopra il video dove spiego cosa succederà. Non perdiamo quindi altro tempo, però prima di iniziare vi avviso, tutto questo per me è ancora molto sperimentale, quindi ditemi se questo format almeno ha un senso, è comprensibile, se avete suggerimenti, domande, cosa vi piacerebbe vedere, scrivete tutto sotto nei commenti. Chiusa questa premessa, iniziamo con la serie vera e propria. Con l'analisi della prima puntata del generatore a Fallout Story. Iniziamo subito con una precisazione che non è strettamente legata alla quest che vedrete, ma subito all'inizio sentite che io nel video dico questo. Ok, dopo aver marciato tutto il giorno e tutta la notte, vi siete lasciati il campo dei banditi alle spalle e siete finalmente arrivati alla palazzina dell'Enea che i mercanti vi avevano indicato. Ovviamente fa riferimento a un pezzo della quest che voi non avete visto, perché fa riferimento a quello che i giocatori hanno fatto nella sessione 0. Ora, dato che questo è il primo video della serie, forse è il caso di spenderci due parole. Per quanto i giocatori possano essere preparati, possano già conoscere il regolamento, prima di iniziare una campagna o anche solo una quest, è meglio che i giocatori familiarizzino meglio con il loro personaggio e familiarizzino anche con gli altri, soprattutto se, come in questo caso, si trattava di giocatori che non avevano mai giocato insieme tra di loro. Quindi questo sottolinea l'importanza della sessione 0. Ne abbiamo già parlato in un video apposta. Ve lo lascio qua sopra, non starò a ripetermi su che cos'è una sessione 0, però per questa quest nello specifico, la sessione 0 si è trattata di due appuntamenti in 2 settimane diverse, una in cui i giocatori hanno creato assieme i loro personaggi in base alle idee che avevano, e poi una seconda sessione in cui hanno fondamentalmente fatto un primo combattimento. Stiamo comunque parlando di Pathfinder, che è un gioco pesantemente orientato sul combattimento, quindi quella è la cosa più importante da provare, per vedere se effettivamente i loro personaggi funzionavano come se li erano immaginati loro e soprattutto per vedere se funzionavano come gruppo. Da lì in poi non mi sembra ci siano state variazioni, però nel caso, se qualcuno avesse visto che qualche scelta che aveva fatto non era così ottimale o semplicemente non gli piaceva, pensava di poter fare altro, ma poi quando l'ha vista in azione non ha trovato la meccanica del personaggio interessante, avrebbe potuto cambiare anche proprio personaggio, o semplicemente cambiare le abilità e i talenti di quel personaggio prima di iniziare la quest vera e propria. Questo è un ulteriore esempio del perché la sessione 0 è così importante. Rimanete tutti meravigliati dello splendore del palazzo che risale all'epoca del vecchio mondo. Questa è la descrizione preliminare della scena, una delle cose basilari che dovrete fare voi come master. Ai giocatori è stato detto qual era il loro obiettivo. Nella fattispecie loro devono entrare nel palazzo per recuperare il tesoro e uscire. È stata detta qual era il conflitto di questa scena, cioè tra loro e il palazzo ci sono dei mostri che loro devono superare, e poi sta ai giocatori trovare un modo per risolvere la scena. Non sono stato a perdermi in dettagli di colore, dettagli di descrizione, perché avrebbe semplicemente appesantito, dando ai giocatori delle informazioni che in quel momento non gli erano indispensabili. Quello che gli serviva per comprendere
completare la scena già ce l'avevano. In questo caso, trattandosi di un'arena di scontro molto grande e molto complessa, ho anche evitato di scendere nei minimi dettagli di effettivamente quello che era visualizzato sulla mappa e ho aspettato, come poi vedete nel proseguo del filmato, che fossero i giocatori a fare domande. Questo per due principali motivi. Il primo è che se mi fossi messo a spiegare ogni singolo elemento della scena, ci sarebbe stato un periodo di tempo veramente lungo in cui parlava solo il master, che ovviamente avrebbe potuto portare a cali della concentrazione o semplicemente noia da parte dei giocatori. Dall'altra parte, lasciare che siano i giocatori a avere queste informazioni in maniera interattiva li rende più coinvolti, permette anche loro in giochi come questo di usare le abilità dei loro personaggi per avere più informazioni e quindi li rende anche più gratificati delle informazioni che hanno ricevuto. Non sempre è il caso di scendere nei dettagli in tutto. Voglio anche fermarmi un attimo su qualcosa che magari non è immediatamente evidente. Ho visto molti master caderci. Ora, voi siete il master, voi avete progettato la scena. Anche solo inconsciamente, probabilmente nella vostra testa c'è già un modo o una serie di modi in cui voi avreste superato questa scena. Più lunga la vostra spiegazione, più dettagli date, più c'è la possibilità che anche solo involontariamente voi influenziate i giocatori con quella che è la vostra soluzione allo scenario. Un esempio stupido, avrei potuto dire al Ranger: ah, c'è una struttura metallica molto alta su cui tu puoi salire e sparare. Magari il Ranger avrebbe comunque scelto di fare altro, ma comunque gli avrei messo il tarlo in testa del fatto che salire là sopra e sparare era una buona idea, cosa che magari lui non avrebbe considerato, ma a quel punto si sarebbe sentito costretto a fare, o anche solo avrebbe pensato che, ah, se il master ha detto questo, sarà la cosa migliore da fare. Questo è un altro dei motivi per non dare troppi dettagli, quello appunto di evitare che siate voi a giocare per i vostri giocatori. In questo caso, comunque, questo stile di descrizione ha funzionato perfettamente, infatti i giocatori si sono subito messi a interagire e mi hanno dato così la possibilità di dare le informazioni a singoli blocchi specifici in modo che le informazioni risultassero più chiare e, col fatto che hanno poi usato le loro abilità, mi hanno permesso anche di dare frammenti di informazioni di colore, come il fatto che esista una società dei supermutanti, ma sia difficile interagirci, che hanno reso il mondo più verosimile. Anche di questo abbiamo parlato in molti video. Io ho i mutanti come nemico prescelto principale. Che bizzarra coincidenza. Non è vero. Qui il buon Max con Nando, il suo Ranger, se ne è accorto subito. Nella pratica, per quanto riguarda la linea narrativa e la meccanica del gioco, questo incontro sarebbe potuto essere con qualunque mostro. I supermutanti sono stati scelti proprio perché il Ranger aveva scelto i supermutanti come nemico favorito. Può sembrare una cosa strana, ma se i vostri personaggi hanno abilità che sono particolarmente forti in determinate situazioni, voi come master dovete fare in modo che quelle situazioni si verifichino, altrimenti i giocatori non si sentiranno gratificati delle abilità che avevano scelte. Ovviamente questo non vuol dire far perdere di coerenza il mondo solo per far sentire felice un giocatore, però in casi come questo io avrei potuto metterci qualunque mostro. Quindi perché non metterci un mostro che avrebbe gratificato particolarmente uno dei giocatori senza in realtà cambiare assolutamente niente per quello che riguardava la linea narrativa? In questo caso specifico, poi, questo mi ha permesso di inserire una manovra Kansas City sui giocatori del tutto involontaria in realtà, ma ne parleremo tra qualche video. Signore, allora, L'iniziativa. no, c'ho solo quello, ok. A me è uscita in bilico. Che cos'è quel dubbio? È un 1. E da qui inizia il combattimento vero e proprio.
Ora, andare a descrivere la sequenza dei round e tutte le scelte tattiche va al di là degli scopi di questo video. Per quello che vi può interessare, i supermutanti sono dei grossi, brutti, stupidi, quindi io come master li ho fatti muovere senza una reale pianificazione strategica. Ogni supermutante, quando arrivava al suo round, faceva semplicemente la mossa che gli avrebbe permesso di fare più danni possibili entro la fine di quel round, senza alcuna visione strutturata del combattimento. Ovviamente, sempre per mantenere verosimiglianza all'ambientazione, non necessariamente un mostro agirà al meglio. Un mostro stupido userà male la sua abilità, un avversario più intelligente agirà in maniera molto più tattica. Questo fa parte della coerenza del mondo. Ci tengo invece a sottolineare una cosa, una presenza per assenza. Se avete fatto attenzione nel video, tutto il tempo in cui i giocatori hanno pianificato il loro scontro, io come master sono stato zitto e mi sono limitato a rispondere alle loro eventuali domande nella maniera più concisa possibile. Questo perché il party deve essere lasciato a se stesso quando deve risolvere una scena. Questa è una delle parti interessanti del gioco di ruolo. Voi come master avete il dovere di presentare i conflitti al party, ma la risoluzione del conflitto è una cosa che sta al party. Voi non c'entrate. E se voi vi metteste a parlare insieme agli altri, di nuovo potreste influenzarli. Quindi la cosa migliore di fare è stare zitti e aspettare. Non è più il vostro turno di giocare. E anticipando potenziali domande, sì, il party magari avrebbe potuto anche avere una strategia totalmente fallimentare. Non è questo il caso, ma capita che i giocatori semplicemente sbaglino. State zitti lo stesso, non è comunque il vostro compito correggere i giocatori. Al di là di tutto, comunque, non stiamo parlando di giochi di strategia, stiamo parlando di giochi di ruolo. Tattica nei combattimenti può essere gratificante, può essere interessante, può essere proprio divertente, ma non è il focus a raccontare una storia. Se i personaggi si muovono male, capita, è un gioco di ruolo, tanto non è che potevano vincere o perdere. Anche nel caso fallissero lo scontro e dovessero scappare, il gioco va avanti. E se voi avete preparato bene il vostro scontro, i giocatori è scontato che vincano. Qua un'ultima postilla per magari quelli di voi che sono master veramente inesperti e che magari guardando il video sono rimasti meravigliati del tempo che ci hanno messo i giocatori a organizzarsi per affrontare i mutanti e anche del fatto che in realtà a metà del loro ragionamento abbiano deciso di cambiare totalmente la tattica che avevano in realtà impostato all'inizio. Considerando che questi sono anche giocatori relativamente esperti del regolamento, in realtà ci hanno messo anche poco a decidersi. Quasi sempre il tempo che i giocatori ci mettono a preparare una tattica, non dico che sia maggiore di quello che ci mettono a fare lo scontro di per sé, anche perché in giochi come Pathfinder i combattimenti sono molto lunghi, ma quando voi preparate la vostra sessione per quella serata, considerate anche questi tempi. Il fatto che lo scontro, secondo voi, durerà una mezz'ora, non vuol dire che prima di quello scontro non ci sia un 10 minuti, quarto d'ora di giocatori che parlano tra di loro su come fare quello scontro. Ogni gruppo ha tempi diversi, ma tenete presente anche questi tempi quando vi organizzate per la sessione di quella sera. Chiarito questo, diciamo che per questo primo video è tutto. Adesso poi ci vedremo con questa rubrica il mese prossimo per la seconda puntata della quest del generatore a Fallout Story. Adesso sta a voi, se avete domande, dubbi, perplessità, come sempre scrivetele nei commenti qui sotto. Ditemi anche se questo format vi piace, volete cambiare qualcosa, pensate che sia meglio fare altro.
Io sono ancora in una fase sperimentale per ora. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.